Oggi è il giorno dell'addio a Pino Greco e Dragos Petru Kiriak, i due operai che hanno perso la vita sul cantiere sul lungomare cittadino, travolti da un muro di contenimento. Su questa vicenda, che ha scosso tutta la comunità, prosegue l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Crotone, che al momento non vede iscritto alcun nome sul registro degli indagati. In ricordo dei due operai, le sigle sindacali hanno organizzato una fiaccolata silenziosa, partita dal cimitero e giunta sul luogo della tragedia, dove è stata poi posata una corona di fiori. Presenti, oltre ai sindacati territoriali e regionali, le istituzioni, ma anche le amiche della figlia di Pino Greco e i familiari di Dragos Petru Kiriak. La mia vita di mio figlio si deve pagare. Chi ha sbagliato deve pagare. Non è giusto un uomo di 35 anni andarsene nella terra. Due figli senza mangiare lasciato. Perché devono pagare operai senza colpa per portare un pezzo di pane? Sapete come era pagato mio figlio? 1000 euro al mese, era assunto 5 ore, ma lavoravo 8, 10, 12 ore. È la sera del silenzio, del ricordo, ma è anche la sera in cui insieme si decide cosa fare per domani. C'è bisogno di mettere mano alle azioni, ad azioni forti di contrasto, anche di repressione, quando non vengono osservate le norme. Bisogna elevare l'asticella perché effettivamente la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere garantita a prescindere da ogni cosa. Dovremmo affrontare di petto questa situazione di chi controlla che le regole vengono applicate, perché le regole ci sono. E allora bisogna adesso cominciare a prestare massima attenzione su questi cantieri. Inviterò tutte le ditte ad un tavolo affinché veramente che questa tragedia sia da insegnamento per tutti. Da Crotone per l'ACNews 24.